Salve, sciocchini, sciocchine, benvenuti in questa nuova recensione. Io sono Mr. Expert per gli amici e per le amiche. Io sono laureato, attestati, ne ho quando ne volete. Sono anche con dei master, ma non posso farveli vedere perché per privacy non posso. Oggi io vorrei ringraziare due persone splendide che mi amano e mi sono sentito un po' amato, ovvero Angelo Ignazio Lagna e Barbara Rossi. Grazie. Oggi, come avete visto, ieri ho fatto la recensione di Proiettile Vagante, film del 2020 francese, action, e oggi sono a parlare del suo seguito che sta in top 3. Tre film più visti su Netflix Italia. E uno dice: ma allora posso vedermi Proiettile Vagante 2 senza vedere il primo? No, sciocchino, devi vedere il primo. No. Cioè, ti devi vedere il primo e poi il secondo. Non mi fate confondere. Così capite un po' meglio la trama, perché è un susseguirsi. Finite il primo e iniziate il secondo. Ve lo dico io. E quindi dovete farlo. Questo secondo film io farò degli spoiler, quindi chi non ha visto la prima pellicola, io le consiglio di andare a vedere. Se no, saranno affaracci vostri se avrete degli spoiler, quindi non ve la potete prendere con me, perché io vi ho avvisato. Cane avvisato, Mezzo salvato. mezzo salvato. Questo Proiettile Vagante 2 continua le vicende di nostro Lino, che è stato schizzato via dalla macchina, se vi ricordate, ed era lì per portare la macchina alla scientifica per incastrare i poliziotti corrotti, perché volevano incastrare lui per la morte di Charas, che era il poliziotto buono, l'amicone, Il mentore. il mentore, con questa Renault rossa. Quindi il nostro Lino, dopo che è stato Reintegrato di nuovo nella. no, deve essere l'ingredante. Dopo 6 mesi si ritrova praticamente a fare i clochard, a vivere dentro la macchina, a pisciare dentro una bottiglia, a No, defecare. no, nel senso che ha ripreso la sua reputazione, non è più Sì, un certo, no, non è detenuto. più un detenuto, È quello che io assolutamente. dico. Quindi, siccome non ha più dove stare, sta Sta dentro nella una macchina. macchina, defeca dentro le buste di plastica Vabbè, ma non dell'Eurospin. sappiamo questo particolare, vero? Beh, sicuramente lo immagineremo. E nel frattempo sta spiando la moglie di Areschi, ovvero il poliziotto corrotto che è scappato a fine film. Non sappiamo dove sia andato a finire. Quindi pensa che potrà tornare dalla sua moglie a dargli due colpi o vedere il figlio come sta, se sta crescendo, se sta mangiando un po' di carne di cavallo. Quindi si informa. Però non vede che non ci sono risultati. La polizia stessa lo piglia per il culo, gli dice: ma che ci fai qua, Lino? Dovresti stare a casa, trovarti un lavoro, fare un Uber, anche se la tua macchina puzza di pipì e di feci, Difficile. quindi non prenderesti molti voti come Uber. Quindi il nostro Lino, finché arriverà il colpo, ovvero i poliziotti verranno richiamati da una sparatoria, Una quindi si sera. allontaneranno perché c'è anche la polizia che sta cercando di prendere Areschi. E finalmente Lino riesce a salvare la donna di Areschi perché c'erano questi uomini che volevano uccidere sua moglie. Le scene d'azione sono però fatte bene, non come quella merda di Fast and Furious o altri film d'azione di merda americani. Abbiamo delle persone che sanno combattere, non sono che ci sono scene di stacchi continui, ci sono, diciamo, un montaggio deciso e anche il nostro Lino è capace a combattere. Quindi è piacevole vedere il nostro Lino che va a aprire, diciamo, i sederini di questi cattivoni all'interno del film. Quindi ci sono vari combattimenti, si sta espandendo di più il discorso del primo film, ovvero qua ci sono più inseguimenti, più macchine che saltano per l'aria, più sparatorie non tante, e più
Mi ricordo un po' quel cinema alla The Raid, un po' mi ha ricordato. L'avete visto The Raid? Spero di sì, perché allora non ci siamo. Ve lo dovreste vedere. Uno e due. Quindi il nostro Lino salva questa donna e ci si mette anche insieme. E nel frattempo la poliziotta, ovvero la sua vecchia fiamma, Giulia. Giulia Passione, lo farà entrare in polizia. Passerà un altro anno e lui in polizia a modificare le varie macchine. Stavolta è proprio un poliziotto. Quella signorina qua vicino a me, che si chiama la Katiuscia, mi ha detto che praticamente dice: ma come può essere che un uomo che è Beh. stato arrestato è stato integrato in Perché? polizia? Esatto, perché la fedina penale sporca. Ma chi lo sa? Qualcuno se è in Francia lo sa, ce lo faccio sapere. Qua in Italia non è possibile. Qua in Italia non è possibile. Non si può entrare in polizia con questi requisiti, la fedina penale sporca. Quindi non lo so in altre parti. Io so così e non ho i master, eh? Io so così. E neanche io non sono esperto in questo, io sono esperto in cinema, mi perdoni. In In topologia e altre cose. topologia, in cazzologia, ma non siamo qua a farci le pippe. Allora, quindi, cosa succede a Lino? Entrerà in polizia e scoprirà che la polizia gli ha nascosto dei segreti. Io non so cosa dirvi. No, non può, non può. È tutto collegato e qua anche c'è qualcosa di molto più grande, perché questi poliziotti corrotti. C'era qualcosa di molto più grande, c'è un'organizzazione dietro, collegata, c'è veramente un grande discorso dietro che sicuramente scopriremo nei prossimi film, perché lo so che dici, ci stai facendo spoiler? No, non vi sto facendo spoiler, perché il film continuerà, perché sta andando bene, come è andato il primo, la Katiuscia si è addormentata, perché io sono troppo rilassato, perché quando tu studi ti rilassi. Lei Io rilassante. sono rilassante, quindi io vi consiglio di andarlo a vedere il primo e il secondo. Merita davvero tanto, soprattutto il secondo, perché abbiamo un budget molto più corposo, con molte più esplosioni, più macchine che saltano in aria. E abbiamo anche la macchina, il Charas, ovvero il poliziotto che è stato ucciso ingiustamente, che viene modificato dal nostro Lino. È veramente interessante e figa. Le ultime battute finali del film, veramente un inseguimento che vi lascerà a bocca aperta e forse vi potrete anche bagnare durante la visione. Quindi state attenti, tenete i fazzoletti vicino. Io il film lo consiglio vivamente, soprattutto io che ve lo dico io che sono un esperto, quindi dovete Perché è andarlo a vedere. laureato. Sono laureato, diplomato, master in cinematografia avanzata e non me Topologia. ne in topologia, ce lo scordiamo. Quindi io ringrazio tutti, spero che apprezzerete questi consigli e amate come me il cinema, quello là, fatto bene, non senza CGI, senza questi green screen invadenti. Qua tutto quello che vedremo saltare, salta in aria veramente, perché ci sono state delle persone esperte a capire come far saltare queste macchinine. Quindi io come sempre vi invito a iscrivervi al canale, fatemi sapere un po' la vostra, se volete che continui a esserci io, che essere quel mentecatto ignorante. Io mando come sempre un bacio ai miei affezionati, perché ora mi sto sentendo un po' amato, perché mia famiglia non amava me. Quindi io ringrazio tutti, ringrazio la Katiuscia che mi è qua, mi sta vicino, spero che mi ama anche lei. Perché mi Certamente. sta venendo a te piangere per l'emozione. Si contenga, si Perdonatemi. Io contenga. vi saluto e ci vediamo a un prossimo video. Scusi, ma aspetta, glielo facciamo lo spoiler o vogliamo lasciare con questo dubbio? No, niente spoiler. Non spoileriamo. No, no, rimaniamo col dubbio. Lasciamo col dubbio. Chi l'ha visto ne possiamo discutere qua sotto nei commenti. Vi saluto, ci vediamo al prossimo video.